Buongiorno a tutti, eccoci ad un video in cui vorrei presentarvi Mbot, è un piccolo robottino della MakeBlock, che è la marca. Vedete, questa è la scatola, appena arrivata stamattina, dove ci dà delle informazioni sul robottino che c'è all'interno, che ovviamente sarà da assemblare e poi si potrà programmare con degli schemi a blocchi. In particolare noi vedremo di programmarlo con Mblock. Direi di partire subito con unboxing, cioè andare a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Ripeto che è appena arrivata, quindi vediamo di aprirlo. Via il cellophane. E a questo punto andiamo a vedere come si apre. Dovrebbe scorrere questo, se non sto male. Ah no, ecco, c'è un'altra linguetta che non si vedeva qua sotto. Eccoci qua. Bene, a questo punto andiamo ad aprire la confezione e vediamo cosa contiene questa confezione. Questa è la struttura del robottino in alluminio, ok, con la M di MakeBlock. Qua abbiamo la parte, diciamo, di programmazione, quindi abbiamo la scheda contenuta in questo chassis, dove andiamo a collegare, vedete, i motori, c'è l'interruttore di accensione e spegnimento, più delle altre interfacce che adesso andremo a verificare. Andiamo nel ripiano più in basso, quindi qua abbiamo un'altra scatolina bianca che va a contenere i motori. Sono dei semplicissimi motori in corrente continua che evidentemente andranno poi ad assemblarsi. Vedete, c'è una scanalatura, si vanno ad assemblare con un collegamento diretto su questo lato, uno e due motori. Poi vedremo magari di fare un video per il montaggio di tutta la struttura. Comunque, i due motori, vedete, sono facilmente collegati così. Andiamo avanti ancora a togliere il primo ripiano. Allora, qua abbiamo un foglio di carta dove abbiamo il tracciato dell'inseguitore di linea, una delle configurazioni con cui può lavorare, diciamo, l'Embot. Lo vedremo magari anche questo in qualche altro video dedicato. Però possiamo mettere via. Qua abbiamo una penna USB e sarà l'interfaccia Bluetooth. Ok, qua c'è la guida di collegamento Bluetooth, anche se noi poi lo collegheremo magari con un portatile o con un cellulare, quindi non avremo bisogno di questa, ma vedremo anche magari qualche applicazione in cui useremo questa. Questo è il manuale, praticamente per andare a realizzare subito il collegamento, l'assemblaggio praticamente del nostro robottino. Anche questo lo vedremo magari con un po' più di calma. Anche, ecco qua, manuale di assemblaggio. Quindi questo è Quick Start e questo invece è un manuale di assemblaggio. Sotto cosa vediamo? Vediamo che ci sono un po' tutti gli altri componenti, ad iniziare da un telecomando ad infrarossi, cacciavitino per fare i vari collegamenti. Quindi abbiamo tra i vari componenti questo, ecco, un sensore ultrasuoni, vedete. Dopodiché abbiamo cavetti di collegamento, proviamo a aprire qua. Ok, è una matrice LED questa, vedete, sono dei piccoli LED SMD con la loro interfaccia. Poi altre cose, sempre in questa parte, il supporto per mettere probabilmente la matrice LED, suppongo. Ok, con un cavetto di connessione e dei blocchi, dei piccoli fermagli. Quindi rimettiamo dentro, poi secondo il progetto vedremo magari di tirarli fuori e fare un video dedicato. Andiamo ancora a vedere sotto che c'è. Abbiamo, diciamo, i perni che vanno a fissare le ruote con la spiegazione. Ok, queste sono delle prolunghe da mettere nei motori, quindi riprendiamo un attimo in mano i motori che abbiamo visto prima. Il motore in corrente continua si toglie e ci vanno a sostituire, eccola, si
vanno a sostituire i perni che ci sono all'interno con degli altri perni. Non so se siano di ricambio o hanno qualche altra funzione differente, comunque lo vedremo. Andiamo intanto a curiosare ancora dentro la scatola. Abbiamo sensore a infrarossi per l'inseguitore di linea, con le due parti diciamo di trasmissione e ricezione ciascuna. Poi che abbiamo? Abbiamo un cavetto USB per trasferire il codice direttamente su l'embot. Abbiamo il pacco, diciamo, per andare a contenere le batterie. Si parla di quattro batterie stilo. Abbiamo un cacciavite assemblabile con due possibili utilizzi, quindi con un cacciavite a taglio o a stella, a seconda. Anzi, no, questa è proprio una chiave a brugola, vedete, dall'altra parte invece c'è il cacciavite a stella, ok? A seconda di quello che dobbiamo andare a fissare. Dopodiché abbiamo, vediamo un po', quindi le ruote con la parte gommata, con il pneumatico, chiamiamolo così, penso che vada così, ok? Ne abbiamo due, ovviamente. Poi altre cose che vediamo qua all'interno, tutti i kit per andare a assemblare il nostro robot, vitine di ogni tipo. Questo è un biadesivo, sembrerebbe un biadesivo per collegare probabilmente il pacco di batterie e il dadi M3, mi sembra come misura più questa è la rotellina avanti, no? Per far scorrere il robot e evitare che faccia attrito. Più altri tipi di viti, queste sono più grandi, diciamo senza testa. Ah no, hanno la testa col dado a brugola. Ok, e questi sono degli spessori invece per mettere le shield un po' a distanza. Ancora, quindi questo rimettiamo tutto qua, perché poi ripeto, quando andremo ad assemblarlo prenderemo quello che ci serve. Ancora, abbiamo un... Ah sì, ecco qua la chiavetta, dicevamo prima, del Bluetooth. Vedete che qua ha il simbolo del Bluetooth. E poi abbiamo ancora... vediamo un po'. Sicuramente ancora viti, dello stesso tipo di prima, con distanziatori. Ancora viti. Ancora dei distanziatori. Poi abbiamo questa L in alluminio per andare a collegare degli altri componenti. Ancora dei gommini. Quindi no, queste sono delle viti. E questi sono invece dei gommini, anzi più che gomma sembrano di plastica, ancora per distanziare qualcosa, più il cavo di connessione con la presa RJ11. Diciamo che nella scatola non c'è altro, a parte il primo set che aveva il suo vassoietto, gli altri componenti sono tutti messi in maniera abbastanza casuale, diciamo alla rinfusa all'interno della scatola. Ok, diciamo che per questo unboxing è tutto, abbiamo visto tutti i componenti, magari in un altro video inizieremo a fare la parte di assemblaggio del robot e vedere di iniziare almeno a interfacciare al computer e trasmettere qualche informazione. Ok, per questo video è tutto, alla prossima, ciao ciao!